Quando gli capita di firmare degli atti che non gli piacciono, come si comporta? È una bella domanda. Quando arriva qualche provvedimento, o una legge del Parlamento, o un decreto del governo, io, anche se non lo condivido appieno, ho il dovere di firmarlo. Anche se la penso diversamente, devo accantonare le mie convinzioni personali perché devo rispettare quello che dice la Costituzione, che la scelta delle leggi spetta al Parlamento. E la scelta dei decreti che guidano l'amministrazione dello Stato spetta al governo. E se non firmassi andrei contro la Costituzione. C'è un caso in cui posso, anzi devo non firmare. Quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione. Ma in tutti gli altri casi non contano le mie idee, perché non è a me che la Costituzione affida quel compito di fare le regole con le leggi o di guidare la macchina dello Stato, ma le affida ad altri, al Parlamento e al Governo. E io ho l'obbligo di firmare perché guai se ognuno pensasse che le proprie idee personali prevalgono sulle regole dettate dalla Costituzione. La Repubblica non funzionerebbe più.